Gentile pubblico di Canale 2 C'è, ben ritrovati, eccoci qui con sueta striscia quotidiana, con l'approfondimento della nostra emittente. Oggi vi annuncio sarà una puntata interessante perché nel corso della puntata ci collegheremo con Gianluigi Paragone, leader del partito Italexit in Puglia da ieri a Taranto e ha fatto visita ai lavoratori dell'Italsi, dell'ex Silva di Taranto, oggi azienda dell'ArcelorMittal, ma parleremo con lui di questo dopo. Nel frattempo vogliamo fare un po' il punto sulla situazione del Covid nella nostra città. E come sapete, da lunedì è attivo il nuovo centro per i tamponi con il sistema drive-in, quindi si va in auto presso lo stadio D'Angelo di Altamura. Proprio questa mattina i nostri operatori hanno filmato quello che è stato messo in cantiere. Ieri, se ricorderete, furono postate alcune foto che evidenziavano una criticità sulla viabilità proprio nei pressi dello stadio e si è subito corsi ai ripari. L'avevamo anche detto noi nella trasmissione proprio di ieri, che sarebbe stato forse più utile utilizzare tutto lo spazio all'interno dello stadio D'Angelo per poter defluire, insomma far entrare e uscire le auto, e in effetti così è stato. Vedete, le auto sono praticamente non sono più in fila all'esterno, quindi occupando la sede stradale, creando disagio alla viabilità, perché sapete che da quelle parti transitano anche molti camion. E vedete, le auto sono state fatte entrare all'interno dello stadio con un serpentone, chiamiamolo così, hanno un percorso obbligato e questo, diciamo, evita i disagi che erano stati segnalati proprio ieri all'esterno, i disagi alla viabilità. Le immagini però, se le guardiamo attentamente, insomma, ci fanno ancora pensare che il Covid è ancora presente. Vedete una fila impressionante di autovetture, centinaia di cittadini che si recano al drive-in con la propria autovettura, fanno il tampone e poi escono dall'ingresso di via Mura Megalitiche, mentre avete visto l'ingresso nello stadio è dalla parte posteriore. Come vedete, i tamponi sono ancora tanti e le immagini filmate proprio stamattina da Nunzio De Palma ci mostrano che insomma, le operazioni di svolgimento dei tamponi ad Altamura sono ancora molto molto intense, insomma, tante auto, tanti cittadini che si recano presso i drive-in per capire se sono positivi o meno. E adesso diamo un'occhiata a quella che è la situazione dei numeri. Sapete che i numeri vengono anche forniti a noi organi di informazione con dei metodi, diciamo, un po' lunghi, molto diluiti. La regione li comunica solo da poche settimane, una volta a settimana, ogni venerdì dall'aggiornamento, però dall'aggiornamento solo sui nuovi positivi. Non sappiamo quanti sono i guariti, quelli sono dati che arrivano, ahimè, a noi operatori dell'informazione dai sindaci dei vari comuni, quindi Altamura, Gavina, Sant'Eramo, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la situazione di Altamura, adesso la regia ci mostra delle grafiche, e allora nei primi 10 giorni di aprile i contagi sono stati 566, 1356 quelli di marzo, li vediamo nella grafica, 519 quelli di febbraio, 333 quelli di gennaio, e poi c'è stata l'impennata della prima ondata che fra novembre e dicembre ha toccato, come vedete, 1.152 contagi a novembre e 1.853 a dicembre. Se guardiamo i numeri in modo diciamo diverso, spalmandoli sulla quotidianità, questo è il quadro generale della situazione. Ecco queste
l'aggiornamento al 10 di aprile, la media dei contagi giornalieri che riguarda Altamura. Dopo l'impennata di dicembre, che eravamo a 60 contagi giornalieri di media, eravamo scesi a 11 contagi di media giornalieri a gennaio, 19 a febbraio, 44 a marzo e vedete, aprile si sta presentando con la stessa evoluzione di dicembre. Siamo già a una media di 57 contagi giornalieri. Per quanto riguarda invece il dato complessivo, nel mese di aprile, secondo i numeri che ci sono stati forniti, abbiamo un numero complessivo di positivi nella nostra città di 6.340 persone che hanno contratto il virus complessivamente. Di questi 5.394 sono guariti, 946 sono i positivi residui, chiamiamoli così, sono le persone ancora positive. Di queste però non sappiamo quante sono in ospedale e non sappiamo quante sono a casa in quarantena. Ovviamente per affrontare questo terribile momento, insomma, c'è anche la storia dei vaccini che ci è venuta in soccorso, ma in Puglia la storia dei vaccini sta vivendo anche dei momenti di difficoltà, nel senso che ci sono giornate nelle quali abbiamo anche qui le immagini filmate proprio stamattina nel centro vaccini di Viale Manzoni presso il palazzetto dello sport, anche qui per i vaccini c'è tutta una situazione molto, molto strana, ci sono giornate nelle quali i vaccini sono addirittura superiori alle persone che si recano nei centri per essere vaccinati e poi giornate come quella di ieri nelle quali le persone sono state mandate indietro. A Bari, per esempio, alla Fiera del Levante, dove stanno vaccinando i residenti nella città barese, e a una certa ora hanno mandato via più di 900 persone che erano in lista con la relativa prenotazione per ricevere la dose del vaccino. Bene, queste persone a un certo punto sono state mandate indietro perché erano finiti i vaccini. Ma la questione dei vaccini la conosciamo, insomma, adesso è ancora qui. Scusate se magari ci intromettiamo con una nostra critica, centro vaccini Covid-19, poi c'è un titolo in francese, Vaccin Centre. Oddio, siamo oramai diventati internazionali, però dobbiamo decidere quale lingua utilizzare perché all'interno, nei pannelli, abbiamo tutte le indicazioni, ecco, le leggete qui, in italiano e in inglese, quindi questa nota, questa dicitura in francese all'esterno ci sembra davvero un po', diciamo, strana, ecco, vogliamo un po' ironizzare. Quindi vedete tutte le postazioni dove i cittadini che si recano per la somministrazione del vaccino fanno l'anamnesi e poi sono in attesa di essere ricevuti in uno dei 16 box dove vengono vaccinati da una task force composta anche da medici di famiglia. Infatti ci sono anche alcuni box destinati ai medici di famiglia che per l'appunto vaccino i loro pazienti. In questo periodo si stanno vaccinando cittadini di età compresa fra i 70 e i 79 anni, mentre dal prossimo 26 di aprile cominceranno le somministrazioni dei vaccini alle persone fra i 60 e i 69 anni. Questo è il quadro nella nostra città e adesso cerchiamo di vedere se è già pronto il collegamento con Gianluigi Paragone. Perfetto, allora le immagini ci mostrano che il collegamento Skype è pronto. Con noi il senatore Gianluigi Paragone, Italexit, in visita in Puglia ai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, oggi azienda di proprietà del gruppo indiano ArcelorMittal. E una giornata intensa, presumiamo, insomma, anche con i lavoratori. Intanto benvenuto in Puglia, le faccio anche un po' i saluti
gli onori di casa. Senatore, come ha trovato lo stato di salute dei lavoratori a Taranto dopo quanto accaduto? Insomma. Intanto buonasera e grazie. Effettivamente lo stato di salute del lavoro in generale e dei lavoratori a sud e ancor più nell'ex Ilva di Taranto è uno stato di salute assolutamente posto sotto minaccia. E i fronti della minaccia sono diversi. Intanto una crisi che è quella che ben conosciamo, però se poi aggiungete che dove c'è la forza e mi verrebbe da dire anche l'arroganza di un gruppo forte, tanto forte che può essere ormai considerato un vero e proprio padrone, che arriva a licenziare perché hai condiviso un post su una bacheca Facebook, capite che lo stato di salute è veramente pessimo per usare purtroppo un termine sanitario, però devo dire che è angosciante per un parlamentare vedere che ciò che viene garantito in Costituzione viene calpestato da chi si ritiene più forte della Costituzione italiana. La Costituzione italiana garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e difende il lavoro, anzi lo ancora all'articolo 1 della Costituzione stessa. Quindi il solo pensare di poter licenziare una persona per avere manifestato il proprio pensiero, beh, penso che sia di una inaudita gravità. Purtroppo il ministro Orlando e il ministro Giorgetti sono due assenti e questo ovviamente, questo silenzio rafforza l'imprenditore della multinazionale. Taranto, lei mattinata l'ha definita città rossa non tanto per il Covid, il colore delle regioni, ma per la situazione che sta avendo, ma anche per il colore un po' di tutto l'Interland, di tutto quello che ruota attorno all'azienda dell'Ilva. Insomma, è palesemente visibile che lì è ancora tutto di colore rosso. È un rosso ruggine, oppure possiamo dire che è un rosso sangue, perché ci sono queste ferite aperte. Vedete, l'oggetto della contesa, della disputa, alla fine è stato questa serie, questa fiction televisiva, dove la narrazione cinematografica non ci porta direttamente a Taranto. Poteva essere Taranto come Porto Marghera, come Gela, come Trieste, ci porta in quelle situazioni di frontiera dove il lavoratore già è costretto di suo a dover scegliere tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Ecco, quindi era una rappresentazione plastica attraverso un registro culturale, cinematografico, di un problema reale. Noi oggi tutta l'Italia è costretta a fare i conti tra la tutela della salute e la tutela dell'economia e quindi anche del lavoro. Beh, a Taranto e in alcuni quartieri di Taranto questa scelta è una scelta con la quale si è dovuto prendere confidenza, ahimè, tragica, da decenni, e quindi quella fiction televisiva diventava un argomento di riflessione. Eppure a quanto pare non si può più riflettere, pensare. Mi viene in mente quello che diceva il grande Giorgio Gaber: con tutte le libertà che avete, volete anche avere la libertà di pensare. Certo, ma mentre parlava adesso tornava alla mente una delle tante frasi storiche di Sandro Pertini, diceva: il vero politico è quello che deve sempre ascoltare e tutelare i diritti dei lavoratori. È un ruolo che la politica a volte dimentica, insomma, pensa più alle lobby, pensa più a mantenere un po' tutto l'apparato, tutto il sistema. Del resto è anche un po' la battaglia che sta conducendo Italexit, insomma. Abbiamo un'Europa che è palesemente strutturata e basata sul mantenimento delle regole bancarie in barba a tutti quelli che sono i diritti dei cittadini. Ma guarda, l'Europa è la casa perfetta delle multinazionali, del potere finanziario, del potere dei più forti. Quindi è il regno perfetto. E l'Italia non può, gli italiani non possono subire le regole di questo pessimo regno, perché la stagione del feudalesimo per fortuna l'abbiamo già vissuta, e non basta
l'alone di modernità per dare a un nuovo padrone i poteri che per fortuna in nome di grandi battaglie avevamo disintegrato. Quindi era giusto che io portassi la mia solidarietà a un singolo lavoratore, ma poi un po' a tutti i lavoratori che a Taranto e nel sud stanno vivendo una condizione di precarietà barbara, perché quando ti sfilano il diritto al lavoro, quando ti prosciugano la tua remunerazione, la tua retribuzione, beh, qui siamo in presenza di barbarie. Certo, il lavoro è anche dignità, e quando l'uomo perde la dignità è davvero un qualcosa di indescrivibile. Senatore, approfittiamo della sua presenza in Puglia anche per toccare alcuni che sono i suoi temi, le sue battaglie politiche che sta conducendo in questo momento. Sappiamo che lei non condivide molte decisioni prese dal nostro governo, specialmente quello precedente, però anche questo sembra che sia un po' sullo stesso binario del precedente. Sì, non le condivido in termini assoluti, non soltanto in termini relativi. Sul fronte sanitario stiamo subendo gli errori di partenza senza che nessuno abbia mai avuto l'umiltà di chiedere scusa. Trasmissioni come Report o come non è l'Arena di Giletti ci stanno facendo vedere che dietro quell'errore di partenza poi si sono avvitati altri interessi e protezioni, e io nascondo il tuo ruolo, tu mi fai questo, tu mi fai quell'altro, e quindi non abbiamo avuto un piano pandemico aggiornato. Sulle mascherine ci sono fior di procure che stanno indagando su profitti illeciti, ma anche sulla stessa efficacia delle mascherine importate. Pensate che oggi sappiamo che di tutte le mascherine importate dalla Cina il 50% non è efficace, cioè non protegge come avrebbe dovuto proteggere. Quindi noi siamo stati bravissimi nel rispettare le regole, però magari stiamo andando in giro con una mascherina che ha una scarsa capacità di protezione. Sui vaccini stiamo assistendo praticamente alla stessa modalità, per cui loro possono dettare le regole del gioco e noi le dovremmo subire. Allora basta con il conto delle crisi che arriva sul banco dei cittadini e della povera gente. Beh, certamente il conto lo riceveremo ancora, dovremo attendere un po' di tempo prima di leggere chiaramente il conto che ci toccherà pagare. Una domanda un po' giornalistica: le manca un po' il lavoro giornalistico in questa fase o è abbastanza soddisfatto del lavoro politico che sta svolgendo? No, io sono soddisfatto perché il lavoro giornalistico è un lavoro che si ferma alla denuncia e ha poco spazio poi di costruzione. La politica, per come la interpreto io, vedete che sono sempre in piazza, no? Per come la interpreto io, deve avere il giusto spazio nel Parlamento, nelle istituzioni, ma ancor più spazio lo deve avere raccogliendo le voci che poi in termini parlamentari puoi o cerchi di tradurre in atti. Quante volte ho parlato della mia battaglia di ridurre le bollette della luce e del gas, a maggior ragione adesso. Non è possibile avere delle bollette in cui il consumo effettivo di energia è coperto da una maggiorazione di tasse, tassazioni e costi fissi. Cioè, se tu consumi, metti 40 euro di energia, ti ritrovi una bolletta che ti schizza praticamente a quasi 100 euro per via dei costi di sistema, degli oneri di sistema. Io lo trovo ingiusto, soprattutto adesso. Beh, forse fra le virgolette quella parola oneri di sistema fa capire che insomma serve un po' a mantenere tutto il sistema. Oramai i consumatori da tanto tempo sporgono denunce contro le multinazionali, insomma, oramai tutti i cittadini, sì, però, specie in Italia, però, siamo vessati da tutta sta roba qui. Sì, poi sai, io penso che a un certo punto è anche giusto far vedere che le tue azioni parlamentari, da chi,
da chi vengono bocciate. Ci ritroviamo sempre in pochissimi a sostenere questi emendamenti, tipo la riduzione degli oneri di sistema, oppure gli interventi sul DURC, o la dilazione in tempi lunghissimi dei prestiti bancari. Cioè, come vedete, davvero c'è una resistenza dentro le forze politiche di maggioranza, anche quelle che avevano preso voti per essere forze antisistema, quindi c'è una resistenza al cambiamento che è in contrasto con lo spirito con cui gli elettori votarono queste forze politiche. E ogni riferimento al movimento non è casuale. Bene, bene, un'ultimissima domanda, però voglio approfittare della sua gentilezza e della sua pazienza anche. Lei oggi è con il coordinatore regionale Mario Conca, concittadino del nostro territorio pugliese e murgiano. La Puglia, in consiglio regionale giorni fa, alcuni consiglieri di opposizione hanno chiesto addirittura il commissariamento dell'assessorato alla sanità. Ma se qualcuno, cioè Michele Emiliano, pensava che prendendo una star tra gli esperti che andavano in televisione, pensava di immunizzarsi alle polemiche o che lui avesse la bacchetta magica. Invece non è così. Purtroppo i dati della Puglia sono dati assolutamente negativi, sono dati che espongono i pugliesi a non essere sereni e tranquilli, per quanto si possa essere sereni e tranquilli in questa fase. Quindi io credo che quantomeno Emiliano dovrebbe chiedere scusa per la scelta che ha fatto e pensare a una nuova strategia. Va bene, va bene. Senatore, noi la ringraziamo per questi minuti che ci ha dedicato. Ringrazio io voi e viva sempre l'editoria locale che è il megafono perfetto dei territori. Quindi io, avendo fatto una lunga militanza nell'editoria locale, dico sempre evviva le televisioni piccole che raccontano il territorio. Anche se ci vogliono tagliare, ci vogliono mandar via adesso. Perché, sapete perché? Perché le voci piccole sono le voci che raccontano il territorio e non possono essere imbrigliate. Loro ormai sono abituati a ragionare con i grandi e i piccoli, anche l'editoria locale, sperano in qualche modo di toglierla di mezzo. Invece l'editoria locale è assolutamente fondamentale per la crescita di un territorio, di una comunità, per fare capire la sua centralità. Quindi non mi vedranno mai accanto a battaglie dove si rompe quello che è il patrimonio di un'informazione giornalistica fatta di piccoli racconti, ma sono i racconti fondamentali per una comunità territoriale. Grazie a Gianluigi Paragone, leader di Italexit, con il quale ci siamo collegati. Insomma, avete sentito un po' la vicenda e anche il punto di vista del leader politico del nuovo partito nato pochi mesi fa. E allora, amici di Canale 2C, la puntata odierna si conclude qui. Noi come sempre siamo sul pezzo, cerchiamo di darvi notizie, cerchiamo di darvi informazioni in modo tempestivo, ci auguriamo di farlo in un modo a voi gradito e vi annuncio che domani parleremo di anatocismo, di tassi di usura, di banche, di come un cittadino si può proteggere, diciamo, dalla morsa delle grandi società finanziarie e quindi una puntata che interessa non solo i cittadini ma anche gli imprenditori. È tutto per oggi, io vi saluto, saluto anche chi ci ascolta su Canale 2 Radio e alla prossima con Canale 2 C'è.